8 modi semplici per eliminare la ruggine in 5 minuti. La ruggine può trasformare una bellissima macchina in un catorcio. Trasformerà comuni utensili e oggetti di uso quotidiano che sono stati esposti agli elementi in oggetti sgradevoli. Se vedi che i tuoi utensili preferiti sono arrugginiti, ecco alcuni semplici ed incredibili modi per riportarli al loro antico splendore. Segui questi suggerimenti e guarda come tutti gli oggetti torneranno a brillare. Come sempre, non dimenticare di fare clic sul pulsante iscriviti e attiva le notifiche per unirti a noi sul lato positivo. Numero 8. Sfregare. Avrai veramente bisogno di metterci un po' di forza con questo metodo. La ruggine può essere sfregata via, ma non è sempre una buona idea. Se l'oggetto arrugginito è un'auto o qualcosa che non vuoi rischiare di graffiare, è meglio evitare questo procedimento. Ma se l'oggetto è qualcosa che non deve apparire perfetto, come una pala, un lavandino all'aperto o un'inferriata, allora strofina fino al midollo. Per lo sfregamento puoi usare la lana d'acciaio, la carta vetrata o una spazzola metallica. Se non hai questi elementi, puoi accartocciare un foglio d'alluminio e utilizzarlo. Se l'oggetto ha uno spesso strato di ruggine, puoi iniziare con uno strumento grezzo come una spazzola metallica. Quando la ruggine viene eliminata, passa a uno strumento più delicato come carta vetrata o lana d'acciaio in modo da non graffiare la superficie dell'oggetto. Con gli strumenti adeguati e un po' di olio di gomito, l'oggetto tornerà all'antico splendore prima che tu te ne accorga. Numero 7. Aceto bianco. Non è necessario provare metodi strabilianti o acquistare prodotti chimici costosi per sbarazzarsi della ruggine. Un ingrediente comune che si trova in cucina, che racchiude un alto contenuto di acido e che può sciogliere la ruggine, è l'aceto. Immergi l'oggetto in aceto bianco per almeno 10 minuti. Usare l'aceto è un ottimo metodo se hai piccoli oggetti che possono essere impregnati come orecchini, viti, coltelli e utensili manuali. Dopo 10 minuti controlla l'oggetto. A seconda della quantità di ruggine e della delicatezza dell'oggetto, potrebbero essere necessari alcuni minuti o un'intera giornata affinché l'acidità dell'aceto penetri nella ruggine. Quando tiri fuori l'oggetto, potrebbe essere completamente privo di ruggine o potrebbe essere necessario strofinare un pochino con una spazzola morbida per completare il processo di pulizia. Per gli oggetti più grandi, prova a immergere uno straccio nell'aceto e avvolgerlo intorno all'oggetto. Lascia riposare per diversi minuti. Il metodo dell'aceto bianco funziona meglio per gli oggetti delicati che richiedono un approccio delicato. Numero 6. Limone. Se strofinare non ti piace o l'elevata acidità dell'aceto non fa per te e preferisci un approccio più naturale, usare il succo di limone è la scelta migliore. Strofina un po' di sale grosso sull'oggetto, nella parte dove c'è la ruggine. Una volta completamente ricoperto, versaci sopra del succo di limone. Ora lascialo in ammollo per non più di 2 ore. Se lo lasci impregnato più a lungo, potrebbe danneggiare l'oggetto. Ora strofina via la miscela e poi risciacqua. La cosa fantastica dell'utilizzo del limone è che funziona anche per eliminare le macchie di ruggine su tessuti, come vestiti, seggiolini d'auto, tappeti e così via. In questo caso, versa un po' di succo di limone sulla macchia e poi sopra spolvera il cremor tartaro in polvere. Il limone non si limiterà a eliminare la macchia, ma darà anche al tessuto un profumo eccezionale. Mentre il limone fa il suo lavoro, ti puoi preparare una limonata e coccolarti dopo questo duro lavoro. Numero 5. Acqua di tamarindo. Se non hai mai provato il delizioso succo di tamarindo, ecco la tua occasione. Quando hai bisogno di rimuovere la ruggine, puoi comprare i piselli di tamarindo al supermercato. Metti i piselli in una pentola piena d'acqua e porta a ebollizione. I piselli hanno un alto contenuto acido, quindi faranno il trucco.
Una volta che l'acqua è abbastanza fredda per la pelle, immergi un pezzo di stoffa nell'acqua e usalo per pulire le aree arrugginite. Lascia agire per un paio d'ore, quindi risciacqua abbondantemente. Assicurati che non rimanga alcuna sostanza del tamarindo, in quanto potrebbe corrodere il metallo se lasciato troppo a lungo. Numero 4. Acido citrico. Potrebbe non essere un ingrediente familiare e molto comune, ma lo puoi trovare facilmente nella maggior parte dei negozi di alimentari e farmacie. Come hai imparato, l'acido scioglie la ruggine, e questo è quello che farà l'acido citrico, donando ai vecchi oggetti un look nuovo di zecca. Versa acqua calda in un contenitore, mettici dentro gli oggetti arrugginiti, cospargi di acido citrico e mescola delicatamente con qualsiasi utensile. Dopo alcuni minuti dovrebbero formarsi delle piccole bolle. Se non le vedi, aggiungi altro acido citrico. Lascia gli oggetti in ammollo per 2 o 4 ore. Rimuovi gli oggetti e strofinali con un pennello fino a quando tutte le tracce di ruggine spariscono. L'acido citrico può anche rimuovere la vernice, quindi se l'oggetto è ricoperto di vernice è meglio evitare questo metodo. Numero 3. Bicarbonato di sodio. Il bicarbonato di sodio non trasforma semplicemente l'impasto in deliziosi e paffuti biscottini al cioccolato. È un oggetto universale che viene anche utilizzato nel dentifricio. Può sbloccare i canali di scolo e, sì, hai indovinato, può rimuovere la ruggine. Il bicarbonato è un tipo di sale, motivo per cui si chiama bicarbonato di sodio. È leggermente abrasivo, quindi è un prodotto di prima qualità per la pulizia della ruggine. Versa il bicarbonato in una ciotola e aggiungi acqua fino a formare una densa pasta. Stendilo sull'area arrugginita e lascia riposare per un massimo di 2 ore. Poi strofina con una spazzola metallica, lana d'acciaio o uno spazzolino da denti, se vuoi essere più delicato. Risciacqua l'oggetto con acqua e asciugalo con un panno. Numero 2. Usa una patata. Le patate non sono solo incredibilmente gustose, ma sono anche ottime per rimuovere la ruggine. Sembra un po' inverosimile, ma questo metodo funziona. Se hai una vecchia patata che vuoi buttare via, prova a usarla per rimuovere la ruggine prima di scartarla. Come funziona? Le patate contengono acido ossalico, che aiuta a dissolvere la ruggine. Inizia tagliando una patata a metà, longitudinalmente o trasversalmente, a seconda di come funziona meglio per l'oggetto arrugginito. Versa un po' di sale, lievito o liquido per piatti sulla patata. Ora strofinaci l'oggetto. La ruggine reagirà alla miscela e si dissolverà. Questo metodo è particolarmente efficace per articoli da cucina come coltelli, pentole e padelle. Puoi anche inserire un oggetto come un coltello nella patata e aspettare che la ruggine si dissolva. Anche se efficace, l'unico lato negativo è che questo metodo può impiastricciare un pochino, quindi è meglio farlo sul lavandino. Numero 1. Coca-Cola. Pulire la ruggine non deve essere un compito ingrato, può anche essere divertente. Tira fuori lo scienziato che è in te con questo esperimento divertente. Fai cadere una monetina arrugginita in un bicchiere di Coca-Cola e aspetta di vedere cosa succede. Quando uscirà, brillerà come nuova. Immergi altri oggetti arrugginiti in un contenitore pieno di Coca-Cola e lasciali in ammollo per 24 ore. Se l'oggetto è troppo grande per essere immerso, versa la Coca-Cola direttamente sulle macchie. Puoi anche immergere una spugna nella Coca-Cola e strofinare sopra la ruggine. Se la ruggine è sul paraurti di un'auto o su una motocicletta, immergi un pezzo di foglio di alluminio accartocciato nella Coca-Cola e strofinaci il paraurti. Vedrai che fa miracoli. Se non hai la Coca-Cola a casa ma hai altre bibite, può funzionare altrettanto bene. Molte bibite hanno un alto contenuto di acido fosforico e acidi citrici, che sono componenti che possono eliminare la ruggine. Usare Coca-Cola potrebbe essere davvero divertente, ma sii pronto per una situazione appiccicosa.
avrai bisogno di una buona quantità di acqua e sapone per sbarazzarsi della viscosità lasciata dal liquido. Assicurati, quando hai finito con uno di questi metodi, di asciugare immediatamente tutti gli oggetti. Se vengono lasciati bagnati, si arrugginiranno di nuovo. Quindi dici, tu del lato positivo, quale metodo ha funzionato di più per te? Facci sapere nella sezione commenti. Non dimenticare di dare a questo video un mi piace, condividi con i tuoi amici e fai clic su iscriviti per rimanere sul lato positivo.